3 ore in balia del suo aguzzino. Il terribile racconto della donna violentata alla stazione centrale di Milano. Ancora polemiche sulla sicurezza. Nei prossimi giorni vertice col ministro dell'interno Piantedosi. Roberto Rotondo. Secondo me questa società ha fatto diventare le persone ciniche e hanno paura di intervenire quando c'è qualche problema. Io per esempio, se ci fosse qualche problema, chiamo la polizia, però non mi avvicino, perché ho paura. È un sabato pomeriggio affollato alla stazione centrale di Milano e chi lavora sta sempre attento a chi si incontra. Se sei qui la sera in questa strada, sempre c'è qualcuno rubando il cellulare, ma ieri anche c'è qualcuno già con coltellato, non lo so. Il terribile episodio avvenuto giovedì all'alba con una donna violentata e picchiata da uno sbandato alimenta la paura e i commercianti danno consigli ai turisti. Di stare attenti ai portafogli, di stare attenti a chi gli passa vicino. All'alba i viaggiatori corrono veloci e soprattutto le donne cercano di non restare mai da sole. Da sola mi sentirei magari meno sicura, con anche i nostri fidanzati un po' meglio. Non lo so, direi che è un po' pericoloso. Io non mi sento molto sicura, infatti anche oggi ho avuto un po' di paura, ecco, diciamo. L'uomo fermato per lo stupro alla stazione è un cittadino marocchino di 26 anni chiamato Fadil. È senza documenti e ha molti alias. Si era mostrato gentile con la vittima, una sua connazionale di 36 anni, ma poi l'ha aggredita 2 volte, prima vicino ai giardini di Piazza Luigi di Savoia e ancora nell'ascensore della stazione. Domani il giudice depositerà la decisione sulla convalida del fermo. Per il PM Fadil è pericoloso e potrebbe commettere altre violenze. Intanto le polemiche sulla sicurezza continuano. Il sindaco Sala dice che servono più uomini e telecamere. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà a Milano il 10 maggio per il comitato Ordine e Sicurezza.